Salve a tutti bella gente, con questo video darò inizio a una nuova rubrica sul canale. Spesso anche in compagnia di questa simpaticissima e affettuosissima gatta. La nuova playlist sarà dedicata a ricette di cucina. Con l'inoltrarsi della stagione fredda e considerati alcuni miei problemi fisici e acciacchi dovuti all'età, ho deciso di dare più spazio a video inerenti alla cucina e alla panificazione, piuttosto che allo stretching e al calisthenics. La prima ricetta che voglio proporre è una minestra con pollo e mentuccia. Io andrò ad utilizzare della menta perché la mentuccia non l'ho reperita. E andrò a fare del brodo di gallina con la pentola a pressione per risparmiare tempo. Del petto di pollo sarà la carne utilizzata all'interno della minestra invece. I quantitativi degli ingredienti della ricetta che dirò saranno per 4 persone. I quantitativi che userò per me saranno pressoché dimezzati perché sono solo. Lascerò comunque la ricetta in descrizione sotto al video, con le modalità di esecuzione anche. Ma andiamo ora ad incominciare. Per il brodo di carne di pollo saranno necessari 1 kg di carne di pollo a piacere, che può essere anche una gallina, e 3 litri di acqua. Una cipolla steccata con 3 chiodi di garofano. Uno spicchio d'aglio con la buccia, una costa di sedano, una carota, io ci metto anche un pomodoro, che stranamente sull'enciclopedia di cucina non era indicato, qualche grano di pepe nero e sale grosso quanto basta. È possibile anche introdurre dello smarino e dell'alloro, però visto che dopo utilizzerò della menta, preferito non esagerare. Vado a porre la gallina nella pentola con l'acqua fredda per poi metterla nel fornello e portarla all'ebollizione. Quello sarà il momento in cui introdurrò anche le verdure. Perché, come ben sappiamo, non si può ottenere contemporaneamente un buon brodo e un buon bollito di carne. Le tecniche di preparazione sono differenti. Per un buon brodo, la carne va messa a freddo nell'acqua, in modo che ne fuoriescano i succhi contenuti. Al contrario, per il bollito la carne va immersa in acqua bollente, in modo che si sigilli impedendo la fuoriuscita dei succhi. Questo processo la mantiene saporita e allo stesso tempo morbida. Per Oh, eccoci qua, la gallina ha raggiunto finalmente l'ebollizione. Vado ad introdurre le verdure nell'acqua bollente. Sale e il pepe, io non ho messo i granuli del pepe perché non riuscivo ad aprire il macinino, quindi l'ho macinato. Chiudo la pentola con l'apposito coperchio e attendo che vada in pressione, a fiamma più bassa rispetto a prima. Ora la pentola è in pressione. Lo si denota dal perno che è alzato del tutto ed è rigido, bloccato. Cronometro 30 minuti che sono sufficienti a cuocere il brodo di gallina. A questo punto vado a preparare il petto di pollo. Ne occorrono 300 grammi. Per Eccolo qui il nostro bel pezzo di petto di pollo. Eccoci allo scadere dei 30 minuti di cottura del brodo di gallina. Spengo il fuoco del fornello e apro la valvola di sfiato della pentola a pressione. Quando ha finito di sfiatare tutto il vapore e il perno è sceso, apro il coperchio della pentola e lo tolgo. Gnam gnam, è proprio un bel brodino.
questo punto occorrerà per la ricetta utilizzare 1 litro di brodo di pollo. Vado quindi a pesarlo, filtrandolo con un'apposita retina. Alla fine gli do anche una regolatina di sale. Vado a mettere la casseruola con il brodo nel fornello per portarlo all'ebollizione. Uso uno spargifiamma tra la fiamma e la pentola nuova in terracotta per non rovinarla, utilizzando anche una fiamma moderata. Passo ora a preparare gli ingredienti della minestra. Una cipolla tagliata a fette, io ne ho utilizzata la metà. Delle foglie di mentuccia intere, io ho usato quelle di menta normale, e delle foglie di mentuccia di prezzemolo tritate. Bisogna conservare delle foglie di mentuccia tritate da mettere alla fine. Nel mentre che il brodo si sta portando all'ebollizione, metto dentro la casseruola i 3 ingredienti. Gli altri ingredienti che serviranno alla fine sono un cucchiaio di limone, del sale, del pepe bianco, 70 g di riso originario ed altre foglioline intere tritate di mentuccia e prezzemolo. Qui vado a terminare la preparazione di tutto l'occorrente. Raggiunta l'ebollizione del brodo con dentro la cipolla, il prezzemolo e il rosmarino, vado a introdurre il pezzo di petto di pollo intero. Cronometro 15 minuti. Peso i 70 g di riso. Passati i 15 minuti, tolgo il pezzo di petto di pollo dalla pentola in ebollizione e lo metto sopra un tagliere. Inserisco nella pentola il riso e cronometro 13 minuti su un tempo di cottura di 15. Schiumare il brodo quando è necessario. Ora taglierò il pezzo di petto di pollo a listarelle, che andrò poi ad aggiungere al brodo allo scadere dei 13 minuti del riso. Il tutto cuocerà per ulteriori 2 minuti. Le mie listarelle sono piuttosto grossolane perché non mi piacciono troppo sottili. Eccole qua. Ultimi secondi dei 13 minuti. Inserisco le listarelle di petto di pollo,
le foglie tritate di menta, il pepe bianco, il succo di limone e per finire regolo di sale. Bene, tutto procede per il meglio. Cronometro quindi gli ultimi 2 minuti di cottura che serviranno a terminare la cottura del riso, facendolo arrivare a 15 minuti di cottura e a far insaporire la carne che ho introdotto alla fine. Ottima, direi. E dopo questo modesto lavoro, perché non è stata una ricetta poi così difficile, andrò ad assaporare la spero sublime pietanza. Aggiungo le ultime foglioline fresche di menta rimastemi. Guardate qua che prelibatezza, leggera, delicata, potreste provare a farla pure voi e poi lasciare un commento per dirmi cosa ne pensate. Ciao ciao per ora, tornerò ben presto con un nuovo video.